molto piacere, più io di venire qua. Sì. E abbiamo qui Gaetano Di Meglio, direttore dei Dispari, e, a cui passo immediatamente la parola. Lui è, mi racconterà, è molto estemporanea la cosa. Sì, però sì, sì. Questo è il bello delle nostre avventure. Chiedo scusa se ho fatto tardi, però purtroppo alcuni impegni anche di redazione mi hanno fatto arrivare soltanto alle 19. Benvenuti a Ischia, benvenuti a casa, ringrazio l'amministrazione comunale di Ischia e la direttrice dell'Antoniana che ci accoglierà per questi 3 giorni. Noi, come ben sapete, ogni lunedì da diversi anni abbiamo una pagina dedicata a Dica, facciamo parte di Dica, mi presento più come direttore del Dispari che non come altre figure operative all'interno dell'associazione che è nata con Bruno e ovviamente resta il motore principale, ma immagino che lo conoscete tutti, sapete che quel vulcano di uomo non riesce a stare un attimo fermo, riesce a fare delle teghe che sono infinite. Quindi io cercherò, magari sabato solo, stare un più tempo insieme, poi noi siamo come giornale, siamo un giornale one man band, quindi diciamo che siamo uno che facciamo tante cose, fotografi, reporter, siamo direttori, siamo abituati a fare tutto insieme e quindi tra poco andrò via, domani ci vediamo un'altra volta insieme e poi invece sabato proveremo a stare più tempo insieme. Io devo dare soltanto il benvenuto, stamattina come potete vedere abbiamo lasciato ampio spazio, nei prossimi giorni proveremo a raccontare quello che sta succedendo qui all'Antoniana con lo scopo, quello di, e colgo un po' quello che era pure lo spunto di Alberto, di diffondere la cultura. Purtroppo noi viviamo in una società dove siamo tutti scrittori, non sanno leggere, non si insegna più a scrivere, che se vediamo dalla penna in mano a qualcuno non riesce neanche a fare il disegno delle lettere come dovrebbero essere fatte, no? Il famoso ductus, ormai ognuno di loro scrive in un modo, la A che parte da una parte, la M che parte dall'altra, le vedi che scrivono tutti storti perché li insegnano la competenza all'asilo, però abbiamo abbandonato le asticelle e i cocchi e non sappiamo come scrivere, non sappiamo dove scrivere, però abbiamo la fortuna di avere ognuno di noi la baghetta social dove possiamo esprimere le nostre opinioni in maniera libera, c'è il protettore automatico, c'è il T9, lasciamo tutto quello che pensano gli altri di quale sia il nostro pensiero, ma invece penso che continuare a parlare di poesia, diffuso, poi alla fine noi siamo un piccolo quotidiano locale che è diffuso sull'isola di Ischia, però abbiamo riputato giusto dall'inizio, da quando siamo nati, di lasciare una pagina che abbia, che superi i confini geografici, ma noi non mi piace immaginare che superi i confini delle colonne di carta, che vada oltre. Raccontiamo quello che gira attorno a questa piccola grande associazione che è nata su uno scoglio, ma che comunque ha bracci che arrivano a Nord Italia, che arrivano e poi ritornano nelle regioni più disparate. Ogni tanto Bruno dice che ti presento qualcuno, magari arriva l'ambasciatrice dell'Algeria, l'ambasciatrice dell'Albania, fa questo mondo caleidoscopico che è meraviglioso da scoprire, perché poi all'improvviso tu non fai e sei sempre pronto alla novità. Quindi noi come piccolo giornale locale proviamo a diffondere quello che è quella che è la cultura, quella che è l'arte, quella che è la poesia, e devo dire la verità, sono contento di partecipare a questa iniziativa intesa come IVA, un po' più ampia, anche perché poi è bello pure l'apporto ogni tanto che mi chiama la redattrice di Roma, la poetessa dall'altra parte che si legge, che si riconosce, che ordina il giornale gli arriva. Comunque si crea questa sorta di rete che viene mantenuta, che è mantenuta unita dalle parole, dall'importanza delle parole, e poi dopo ognuno di noi riesce ad applicare con la sapienza che ognuno ha, con quello che ognuno ha, con le sensazioni, mettere le parole insieme una con l'altra per dare poi un significato. Abbiamo un giornale dove noi siamo un giornale abbastanza particolare, dove le parole le usiamo per agitare, però poi dopo invece abbiamo una pagina settimanale dove usiamo le parole per emozionare, per rilassarci, per far viaggiare, e poi abbiamo una
coltiviamo il semino che queste parole poi un giorno servono per crescere e per migliorarci. Io continuo a darvi il benvenuto da Ischia, insomma è meraviglioso, mangio quella che non scegliamo, mangio che poi Bruno sarà essere l'ottimo cicerone, quale ti ringrazio ancora per aver partecipato, averci dato l'opportunità di poter essere qua. A voi buon lavoro, io tra poco vado via, ci vediamo sicuramente domani e poi invece sabato staremo qui insieme, magari parleremo pure un po' di più di quello che è questa realtà locale, molto più grande, si chiama Disco. Grazie a tutti. Avremo piacere di averla al tavolo per una testimonianza. Quindi facciamo tanto, vieni qua.